Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Siamo nel BB Albergo La Manna, in località Taranto San Vito. Siamo ospiti della padrona di casa Irene La Manna, una puntata in cui vogliamo occuparci a tutto tondo delle problematiche di Casartigiani Taranto, problematiche dell'artigianato, del commercio, vissute appunto, come dire, considerate sotto l'angolo visuale ed operativo di Casartigiani Taranto. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire da Mimma Annicchiarico, lei è il presidente provinciale di Taranto di Casartigiani. A seguire Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Taranto di Casartigiani. E poi ancora Rosita, ci aiuti il cognome, perché Giaracuri, perché è un cognome particolare. Sì. Lei si occupa all'interno di Casartigiani di formazione. E poi, per quanto riguarda l'ambito, responsabile del settore degli acconciatori e del settore dell'estetica, Ivano Mignogna. Lo conoscete tutti, i viennesi. Pubblicità gratuita. E allora, partiamo subito da Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casartigiani. E allora, il momento, i rapporti con l'amministrazione comunale di Taranto, un commercio in ginocchio, un commercio, un settore che non riceve assolutamente risposte dall'amministrazione comunale. Varie le manifestazioni di protesta, vibrate, sacrosante, in consiglio comunale, in più sedute consiliari, manifestazioni che hanno visto protagoniste Confcommercio e Casartigiani. Insomma, il vostro grido di dolore, che poi è il grido di dolore dei tarantini, non viene recepito. Sappiamo tutti che questa amministrazione comunale purtroppo è sempre stata assente, lo dobbiamo dire. Nonostante tutto siamo stati costretti a dover purtroppo fare un atto di forza, tra virgolette cosiddetto, per farci ascoltare facendo un po' i blitz in consiglio comunale. E certamente questa cosa ci mortifica tanto, perché chi ci rappresenta sono coloro che sono stati mandati là proprio da tutta la cittadinanza tarantina. E il sindaco, che è il primo cittadino, che doveva lui essere il primo a dare esempio a questa città, ma a essere il fulcro, il traino, no? Di tutte quelle che sono le problematiche del territorio. Noi abbiamo avuto insomma, degli incontri nell'ultimo periodo, incontri che chiaramente purtroppo non sono stati soddisfacenti, ma proprio perché c'è stato questo ascolto fatto in maniera molto superficiale. E quindi è vero che siamo quasi, diciamo, mancano pochi giorni che questa amministrazione va a casa, però chiaramente da parte nostra non ci fermeremo, perché abbiamo tutti gli interessi per la sicurezza dell'impresa, ma anche di tutti quanti, perché siamo legati a continuare a rappresentare quelle che sono le problematiche di Taranto, che sono alla portata di tutti quanti. Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Taranto di Casartigiani, intanto il suo pensiero, perché voi chiaramente vi occupate anche di formazione, parleremo poi di formazione, però ci rendiamo conto che in questa situazione in cui non si hanno risposte, non si hanno punti di riferimento nelle istituzioni, diventa davvero difficilissimo poter, come dire, seminare qualcosa. Il problema, Luigi, è che questa amministrazione, questi 10 anni di amministrazione, si è andata per emergenze. Una città non può essere amministrata per emergenza, ma deve essere amministrata per programmazione. Programmazione che non è mai avvenuta, programmazione che si è tentata più volte di fare con i vari assessori che, assessori dello sviluppo economico, che sono cambiati uno dietro l'altro, di cui uno di questi assessori, adesso ce lo troviamo dall'altra parte, nelle rappresentanze. L'ultimo caso è stato un assessore nominato, non dura neanche una settimana. Si rinuncia, cioè, perché... assessori a uno, neanche a io tempo. Penso che questo assessore è stato un signore a rinunciare, perché è un po' una barzelletta che gli ultimi mesi di amministrazione
si nomina un assessore così importante come quello alle finanze in un comune di Sestato che doveva essere il primo assessore a essere nominato 10 anni fa. Quindi questa è proprio un'amministrazione purtroppo che io non voglio pensare che non abbia conoscenza di come si amministra una città, che voglia soltanto amministrare così per emergenze. Siamo moltissimo amareggiati di quello che è la politica tarantina. Non voglio generalizzare, ci sono politici che sicuramente sanno fare il loro mestiere, però la maggior parte dei politici tarantini non ha dimostrato in questi 10 anni di portare sviluppo alla città. Si è parlato di grandi progetti, progetti che però non sono stati portati avanti, e i grandi progetti non possono arrivare in questa città se non si programma prima quello che è la base, i fondamenti, la viabilità, i parcheggi, la sostenibilità della città. Sono tutti punti essenziali per una città che tende a essere basata e fondata sul turismo, perché noi dobbiamo cambiare questa mentalità. Quindi siamo veramente amareggiati, e quindi la nostra idea è di proseguire nelle azioni che noi abbiamo posto e proposto, sempre propositivi. Qualcuno ci ha detto che noi non siamo propositivi, noi non siamo del fare. La realtà è che in una riunione presso il comune noi abbiamo fatto delle proposte concrete, ci sono altri che si sono soltanto attaccati per idee. Si discuteva dei 50 centesimi del parcheggio. La città non ha bisogno dei 50 centesimi del parcheggio per crescere. La città ha bisogno di programmazione, di come la viabilità principalmente deve essere strutturata per dare la possibilità alle imprese di questo territorio di comunicare velocemente e di essere competitivi con gli altri mercati, con il mercato barese e con il mercato leccese, e non dei 50 centesimi di parcheggio in più o 50 centesimi di parcheggio in meno. Poi ci soffermeremo approfonditamente con Stefano Castronuovo sulle attività proprio di formazione che Casa Artigiani sta ponendo in essere. E passiamo a Rosita Caracuni. Allora, Giaracuni, scusa, perdonatemi, è un cognome, ripeto, difficile. Quindi, è bello avere un cognome non comune, perché altrimenti i signor Rossi ne stanno tanti. E allora, poi mi veniva una chiosa su quello che diceva Stefano Castronuovo. Il problema è che poi tanti di questi, passatemi l'espressione, malfattori politici si ripresenteranno. Speriamo che non vengano eletti. Andiamo avanti. E allora, dicevamo, parliamo di formazione. Lei si occupa proprio di questo settore, quindi ha il contatto diretto, perché è una realtà particolare, certamente quella di Taranto, in cui la formazione è importante non solo per rendere la qualità del servizio che appunto viene offerto, ma ha una valenza importante in un quadro occupazionale difficilissimo. Qual è quello ionico? Certo, allora noi come Casa Artigiani ci occupiamo, come hai detto tu, appunto principalmente di sportello, insomma artigian cassa, sindacato, ma anche e soprattutto di formazione. I corsi che facciamo sono, insomma, come ti ho detto a te già, Luigi, sono somministrazione di alimenti e bevande, il corso di meccatronica, tatuaggi e piercing, foratura lobi e HCCP. In particolare, insomma, quello che partirà a breve sarà quello proprio di tatuatore e piercing, perché prima il tatuaggio, diciamo, non era molto diffuso, mentre da un po' di tempo a questa parte abbiamo notato che molti adolescenti sono proprio appassionati per questi accorgimenti estetici. Per cui, insomma, ci siamo fatti riconoscere e autorizzare dalla ASL di Taranto. Infatti il corso viene svolto da medici specializzati, tra cui appunto troviamo un dermatologo, un igienista e un infettivologo. Il corso è una durata di 90 ore, quindi durerà praticamente quasi 3 mesi, e alla fine del corso viene rilasciata un'abilitazione igienico-sanitaria che serve proprio per l'apertura dell'attività, quindi lo studio di tatuatore, ma anche insomma chi deve lavorare all'interno appunto di uno studio. Ovviamente è importante conoscere quelle che sono le norme igienico-sanitarie, perché altrimenti ci può essere, come già è successo, la diffusione di malattie, tra cui insomma l'HBV, l'HCV e altre insomma
che sono malattie comunque importanti e che dovremmo sapere, dovremmo capire, dovremmo cercare di evitare proprio di farle diffondere. Ecco, poi nei prossimi interventi ci soffermeremo sul fatto che è importantissima questa tutela, questa garanzia sanitaria che voi offrite, perché purtroppo noi assistiamo a tanti mestieranti, certo, che magari la gente per risparmiare qualcosa si illude, però poi all'atto pratico riporta delle conseguenze davvero incredibili proprio dal punto di vista della salute. Certo. Ora, prima di dare la parola al nostro amico Ivano Mignogna, un piccolo spazio dedicato a un nostro sponsor storico, perché già dall'epoca del compianto e mai dimenticato Lello Orzella, tra Polifemo e SEM, Scuola di Estetica Moderna, c'è stato sempre un connubio, c'è stato sempre un rispetto, una collaborazione. E abbiamo deciso di creare proprio degli spazi, delle pillole, chiamiamole così, in cui praticamente noi facciamo vedere le attività di SEM. E quindi partiamo con questo primo assaggio delle attività di SEM. SEM d'Elite Bari Taranto, Scuola di Estetica Moderna. Siamo alla SEM e oggi vi presenteremo la ricostruzione unghie. La ricostruzione unghie è uno dei trattamenti più richiesti dalla nostra clientela. Oggi non c'è donna che non ha le mani curate, che non abbia un gel sulle unghie o un colore o un decoro. La ricostruzione unghie ormai non è solo un vezzo, quindi un solo decoro per le unghie, ma nella maggior parte dei casi serve appunto a migliorare alcuni inestetismi della nostra unghia, come ad esempio l'onicofagia oppure un'unghia particolarmente incurvata. La ricostruzione unghie va seguita con criterio, non da autodidatta ma da professioniste. Limando appunto l'unghia naturale si potrebbero provocare dei danni anche permanenti. Per questo le nostre clienti dovranno sempre associarsi a delle professioniste nel settore. La ricostruzione unghie, se fatta in modo adeguato, non può che dare decoro e abbellire le nostre mani. Non ha controindicazioni in nessun caso, purché appunto fatta con criterio. La nostra operatrice Lucia in questo momento sta appunto eseguendo la sigillatura di un colore su una ricostruzione unghie. A lei il commento. Allora, sulle unghie della nostra modella Valeria ho eseguito un allungamento con cartina in gel in quanto ha una lieve onicofagia. Ho scelto per lei questo colore rosso fragola e come abbellimento, come decoro, ho scelto una polvere perlata per dare un tocco in più alle sue unghie. E ricordiamo che il gel, oltre ad essere un fattore estetico, è anche ci aiuta anche a risolvere i problemi come l'onicofagia. Allora, su questa modella ho scelto di fare un decoro. Una volta sigillato e quindi sgrassato, applicherò una polvere perlata strofinando il dito. Una volta strofinato, quindi la polvere sarà aderita, spolvero togliendo l'eccesso di polvere e poi applicherò il sigillante. Una volta sigillato e chiuso bene in punta, polimerizzerà in lampada per 2 minuti. La cliente può scegliere il decoro che vuole, secondo i suoi gusti, e la inviteremo a tornare dopo un mese per ripetere il trattamento. E un lavoro fatto bene non può che garantire la durata e soprattutto non può compromettere l'unghia della cliente con la formazione di micosi e muffe. Quindi grazie a questo sistema avremo anche un tocco di estetica in più sulle nostre mani. Dopo i 2 minuti in lampada sgrasso le unghie e poi concludo il trattamento con un massaggio alla mano della nostra cliente.
Le nostre clienti potranno effettuare un massaggio, uno scrub, un trattamento benessere per le mani. In questo modo le mani non potranno che apparire più belle e curate ed è un vezzo per tutte noi. Adesso effettueremo un trattamento di manicure classico. Non tutte le clienti sono atte proprio a ricorrere alla ricostruzione unghie o ai gel. Molte clienti amano avere le mani molto curate ma con un effetto molto naturale. Per questo si svolgerà come sempre e da sempre un manicure curativo che renderà la pelle delle mani molto idratata e curata e le nostre unghie particolarmente piacevoli. A presentare il manicure sarà la nostra Francesca. Allora, sulla nostra modella Francesca sto eseguendo una manicure estetica. Per avere un buon risultato e quindi delle mani perfette ho iniziato innanzitutto con una pulizia delle cuticole con una tronchesina. Successivamente farò una limatura con una lima molto leggera per portare l'unghia ad una giusta misura, adattando una forma leggermente rotonda, in questo caso perfetta per le sue mani sottili e delicate. Successivamente applicherò praticamente uno smalto, in questo caso trasparente, per ridefinire il tutto. Molte donne oggigiorno amano avere delle unghie sempre perfette con applicando un semplice smalto, quindi senza andare a ricorrere ad una ricostruzione, ad uno smalto in gel. Infine è sempre consigliabile applicare una crema specifica appunto per andare ad ammorbidire le mani e renderle perfette. Ma non solo, in quanto possiamo ricorrere a diversi trattamenti come un acido mandelico o una maschera per andare a ringiovanire la pelle, uno scrub per eliminare i corneociti e quindi portare su cellule nuove. Inoltre è consigliabile, in caso di pelle secca e rovinata, un trattamento alla paraffina per rendere lo strato corneo morbido e quindi rendere dopodiché le mani perfettamente curate e morbide. Bene, rieccoci, dovrei dire in studio, no, in casa La Manna. Meglio, nel B&B Albergo La Manna, sito a San Vito Taranto. E allora, Ivano Mignogna, abbiamo parlato delle problematiche del commercio, lei è il responsabile del settore appunto acconciatori e si occupa del settore dell'estetica per Casartigiani, lei vive in prima persona la realtà di Taranto. Tasta il polso attraverso i suoi clienti, attraverso, come dire, l'andamento del commercio. Ecco, in cosa voi vorreste avere un maggiore sostegno delle istituzioni, dalle istituzioni? Ma io posso esordire dicendo che quanto potremmo essere utili noi artigiani, commercianti a questa società, a questa città, saremmo veramente, se ascoltati, un valore aggiunto, un valore forte, reale, perché in una città difficile come Taranto noi siamo operatori che riusciamo a resistere e resistiamo da tempo, quindi abbiamo capacità di affrontare le avversità. Pertanto abbiamo chiesto, e da sono 10 anni che noi abbiamo cercato incontri con questa giunta, ultime, voglio dire, grazie a Sua Eccellenza il prefetto, siamo riusciti a incontrare anche in prefettura il sindaco con tutti, diciamo, i comandanti delle forze dell'ordine, quindi è stato un bel incontro. E io devo anche spendere in maniera, come dire, favorevole due parole nei confronti del sindaco Sir Luigi, quindi è un sindaco che è stato una persona educata e colta, voglio dire. È un grande comunicatore, sicuramente non ha, come dire, fatto buchi in bilancio, non ha rubato, è certissimo di questa qualità, questo signore, però lo dobbiamo ammettere, però 10 anni amministrati in questa maniera devono, almeno ormai sono passati, no? Dobbiamo cercare qualcosa di utile per noi in tutto questo, e quindi quello che può essere utile è capire che adesso andiamo incontro a delle nuove elezioni, no? È che la persona così proprio per bene ci sta bene. Però ci vuole le capacità. Ci vuole la capacità, ci vuole la predisposizione, ci vuole anche
come dire, andare anche i propri pregiudizi e anche le proprie antipatie e simpatie, no? Quindi... Oh, ma c'è stata molta improvvisazione, tanta improvvisazione in questa amministrazione. Cioè non è possibile che i commercianti, dopo aver ripetuto per anni e anni, cioè sono stati presi gli articoli di giornale di 2 anni fa, cioè praticamente a distanza di 2 anni non è cambiata una virgola, cioè l'articolo di 2 anni fa poteva tranquillamente essere impiegato, usato oggi. Ma si sono preoccupati soltanto delle cose, voglio dire, diciamo che anche normale, nel senso che non hanno fatto buchi nei bilanci, non hanno avuto l'auto blu, non hanno sprecato dei soldi, va anche bene. Anche perché però non ce n'erano forse da sprecare soldi. Tutto il resto, voglio dire, è stato voglio dire, trascurato. E la cosa che secondo noi è più grave è il fatto di non aver neanche prestato attenzione. Noi quelle poche volte che siamo riusciti ad incontrare, perché anche questo, tutta responsabilità del sindaco, certo, lui è il responsabile oggettivo, ma quando fai una squadra ci sono anche quei responsabili soggettivi, per cui dirigenti, assessori, voglio dire, che molto spesso quando abbiamo incontrato, oh, quanto hanno scritto, ma quanti appunti hanno preso. Hanno consumato carta e inchiostro. E noi a dire sempre le stesse cose e loro sempre a scrivere. Avessimo avuto mai una risposta. Ok? Quindi abbiamo fatto questo gioco. Adesso questo ormai, che piaccia o meno, è finito. È finito, dobbiamo andare incontro. Adesso ricordiamoci della squadra, dei giocatori, chi è stato in panchina, chi è entrato, chi è uscito, cioè, ce li dobbiamo ricordare, perché in quella giunta lì bisogna anche dire che chi ha sostenuto quel sindaco, vuol dire, è responsabile tanto quanto il sindaco. Non è che adesso cambiamo le regole, lo so, è uno, e ci, si vuole come rifare, al solito, rifare una verginità, ci, no? Ecco. Che, perché c'era da prendersi delle responsabilità, no? C'erano gente che ha a che fare con il commercio a Taranto e che invece ha mantenuto in vita una giunta che andava quantomeno, voglio dire, spungolata. Ok. Poi sentiremo proprio con Ivano Mignogna l'andamento, come reagiscono i cittadini alla crisi economica e quindi chiaramente come lo spendere, la riduzione di spese da parte del cittadino vanno a incidere ovviamente sulle attività commerciali. Ma di questo e di altro subito dopo la pubblicità. Bene, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando delle problematiche del mondo dell'artigianato, del commercio a Taranto, lo stiamo facendo con rappresentanti di Casa Artigiani Taranto e siamo qui presso il B&B Albergo La Manna, sito appunto a Taranto San Vito. Riprendiamo il nostro giro dal presidente provinciale di Taranto di Casa Artigiani, Mimma Annicchiarico. E allora abbiamo parlato di questa situazione dell'amministrazione comunale nel suo primo intervento e ora maggio-giugno si va a votare, dobbiamo individuare una persona che dia risposte. La tipologia non del sindaco soltanto, ma dell'amministrazione. Cioè voi cosa chiedete come operatori del settore? Noi... Anche considerando magari, voi chiaramente vi rapportate anche con altre realtà italiane, altre città, e quindi chiaramente si vede la differenza tra altre città e Taranto. Certamente a Taranto non manca niente, noi abbiamo una città che ha tutto, non ci dobbiamo inventare nulla. Che cosa chiediamo noi in effetti? Chiediamo un sindaco che guardi l'interesse della città, del cittadino, delle famiglie e delle imprese, perché le imprese possono fare occupazione, perché se crescono, se la città produce, si crea, si parla tanto di turismo, ecco il turismo chiaramente Taranto è un sito dove potrebbe dare tutto, dalla pesca, dal turismo della pesca, dell'agricoltura, dell'artigianato, della storia, abbiamo il museo che è uno dei più importanti, per non dire tutto quello che chiaramente circonda Taranto in se stesso, anche nella provincia stessa. Quindi chiediamo proprio questo, un sindaco che si metta intorno a un tavolo insieme alle varie competenze, alle associazioni datoriali dei vari settori, che si lavori insieme, responsabilizzando soprattutto
i dirigenti e gli assessori, perché purtroppo si è visto che Taranto nell'ambito del comune effettivamente non ha mai, almeno negli ultimi anni, non ha mai funzionato e non ha mai visto la città vista di qui in avanti, ma si è proprio completamente fermata. Abbiamo vissuto 10 anni di palude, proprio di stagnazione. No, ma siamo stati proprio, ma anche questa indifferenza, questo clientelismo, chiamiamolo, perché chiaramente ogni soggetto si vedeva proprio, no? C'è l'amico dell'amico, cioè devo andare per avere il favore. Favore di che cosa? Cioè noi è un diritto, è un dovere, come è un dovere andare, è un diritto votare le persone, credere in queste persone. Chiaramente queste persone hanno preso degli impegni, devono avere una coscienza di guardare praticamente in avanti, ma soprattutto ascoltare. Il sindaco deve ascoltare la città in tutte le sue forme. E quindi noi come associazione saremo sempre disposti chiaramente a collaborare, a dare le nostre competenze tecniche, lo abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato in tutti questi anni, anche se abbiamo avuto grandi difficoltà e che purtroppo siamo stati anche costretti a dover andare purtroppo in consiglio comunale, anche se ci è stato detto da parte del sindaco che noi abbiamo mancato di rispetto all'attività del lavoro svolto in consiglio comunale, quando a un certo punto poi noi non abbiamo avuto quel rispetto che chiaramente dovevamo avere, proprio attraverso la corrispondenza, le richieste protocollate per via PEC, di tutte quelle che erano le problematiche, e siamo stati anche come associazione a dare anche le soluzioni a quelle che erano le problematiche. Non di più devo anche dire che forse c'è stato un assessore a cui devo dire che nel momento in cui abbiamo rappresentato un problema, si è affacciato, l'abbiamo visto insieme e ci siamo messi d'accordo. Ecco, quello era un esempio pratico, diciamo, di quello che si ne è. Sì, lo dico senz'altro, il vice sindaco lo noce, proprio nell'ambito per quanto riguardava il rondò di Viale Magna Grigia con Via Liguria. E devo dire la verità, è stato un esempio, una dimostrazione, ci siamo messi intorno al tavolo, abbiamo visto quelle che potevano essere le soluzioni, le abbiamo trovate e quindi sono state. E devo dire che quello è stato un esempio che poteva essere anche per tutti gli altri assessorati. Stefano Castronuovo, si faceva riferimento alle risorse di Taranto. Risorse inespresse, perché poi si apre il grande bubbone, una Taranto che è schiava della grande industria. Ora però ci rendiamo conto che al di là della questione ambientale, qui c'è una crisi strutturale della siderurgia, perché quando ci sono esuberi per 5.000 unità e quindi cassa integrazione, se tutto va bene, ora al di là se l'Ilva inquina o non inquina, inquina maledettamente e mortalmente, però c'è una crisi del settore siderurgico, il che fa capire che da un momento all'altro, in un domani non tanto lontano, un'azienda si fa i conti e dice: sono improduttiva, chiudo baracca e me ne vado. Così fa un imprenditore, perché d'altronde abbiamo visto la quantità di acciaio come produzione è dimezzata. Dimezzandosi la produzione si dimezzano le unità lavorative, e quindi prima o poi, prima ancora che siamo noi a cacciare l'Ilva, potrebbe essere l'Ilva stessa a non trovare conveniente la permanenza. E di qui quindi prepariamoci al dopo Ilva, sfruttiamo quelle risorse che abbiamo. Il problema è che noi siamo su una polveriera che non è soltanto ambientale, è una polveriera sociale, noi la stiamo denunciando già da mesi. Le varie esplosioni ad attività commerciali, abbiamo notizie di usura, di estorsione, abbiamo una serie di notizie, quindi le imprese sono sotto scacco dell'abusivismo e dell'illegalità, e questa amministrazione purtroppo ha reso alcune volte la vita facile all'illegalità. Non perché abbia fatto illegalità, ma ci sono state omissioni, ci sono state a poco controllo. La presenza dello Stato è importante in una città che è la seconda città, anzi la città più importante, è stata la città più importante industriale, però non ne ha avuto l'attenzione tale
di una città che è post-industriale, cioè vuol dire che in questo momento la città sta cambiando e deve evolvere su altre forme. Per evolvere in altre forme c'è bisogno di infrastrutture, ha bisogno di strumenti che le imprese possono utilizzare per crescere. La città in questo momento non ce le ha, non è stato fatto niente per crearle. Io l'unica cosa, nota positiva che vedo e noto, io sono contento che finalmente ci è arrivato un prefetto che sembra un prefetto imponente, importante. Posso dire una cosa, mi perdoni? Il precedente guidato, massimo rispetto, bravissima persona, per bene, però posso dire la mia, grazie a Dio che se n'è andato, mi sembrava Ponzio Pilato, quando c'era da prendere qualche decisione faceva il temporeggiatore, no, le istituzioni devono scendere in campo, devono prendere posizione, è troppo facile lavarsene le mani. Io penso che il prefetto guidato che saluto è stato un prefetto di transizione, un prefetto dove il governo ha cercato di capire quello che sta succedendo in questa città. Ora il governo ci ha dato una risposta forte, che forse anche noi nei 70 anni che abbiamo festeggiato il primo dicembre abbiamo chiesto al sottosegretario all'istruzione. Noi in quel primo dicembre abbiamo parlato di legalità e ci è arrivato un prefetto che sposa la legalità con proposte concrete. Io ho letto il giornale stasera e il prefetto ha fatto delle proposte concrete che spero vengano attuate. Infatti chiederemo subito un incontro al nuovo prefetto dove riproporremo una serie di iniziative che stiamo portando per la legalità. Perché tutto parte dalla legalità. Le imprese, se c'è legalità, riescono a lavorare. Se non c'è legalità, non riescono a lavorare. L'abbiamo visto con la testimonianza di Salvatore Castelluccio quando è venuto a Taranto, che ha testimoniato appunto che in una città l'acconciatore napoletano ora sotto scorta che ha denunciato che non riesco a fare impresa, non riesco a avere dipendenti perché sono in una città dove non c'è legalità. Legalità è uguale crescita, senza legalità non c'è la crescita. Ok, e allora parlavamo prima di legalità e quindi legalità, sicurezza, parlavamo di formazione. Sì. Voi garantite ovviamente ogni forma di attività, di ogni corso di formazione risponde e rispetta gli standard. Sì. E lo dicevo prima, invece oggi in tanti settori, pur di risparmiare quelle 10-20 euro, ci si pone a rischi che possono davvero costare caro. Parlavamo prima del discorso dei tatuaggi, immaginate una persona che vuole farsi un tatuaggio e va dal primo soggetto abusivo che si improvvisa, quello che succede. Per risparmiare 20, 30 euro, 40 euro, poi chi andrà a spendere centinaia e centinaia di euro da un medico, da uno specialista. Certo. Bisogna vedere come va a finire. Infatti proprio per questo è stato questo insomma che ci ha spinto a volerci muovere per quanto riguarda l'autorizzazione a fare questo corso. Io ci tengo a dire che facciamo anche il corso di foratura lobby, che è rivolto insomma alle gioiellerie, ai farmacisti. Quel corso comunque dura 40 ore, quindi insomma dà la possibilità di effettuare la foratura, quindi sia agli studi che effettuano insomma tatuaggi, ma anche alle farmacie, alle parafarmacie o anche alle oreficerie. L'ultima cosa insomma che voglio dire è che il corso di meccatronica è molto importante perché dà la possibilità a chi è già responsabile tecnico di un'officina, insomma di un'autoriparazione, di fare questo corso che dura 40 ore e quindi di prendersi la qualifica di meccatronica, indispensabile e obbligatoria per poter continuare ad esercitare l'attività. E un altro corso è il corso da 500 ore, quindi per chi volesse aprire oggi l'autofficina ha necessità e ha l'obbligo di dover fare questo corso. Io penso che la formazione sia importante perché i ragazzi appunto che non vogliono continuare ad andare a scuola o anche alla stessa università hanno bisogno comunque di formazione e hanno bisogno di imparare un mestiere, perché certo, altrimenti certo, non si va da nessuna parte. Ivano Mignogna, responsabile del settore appunto degli acconciatori e dell'ambito dell'estetica per Casa Artigiani, dicevamo, lei ha una avviata attività, un'attività nota in Viennesi, e però chiaramente tocca con mano, no? La crisi, perché ovviamente la gente
e nel momento in cui la moneta si restringe ovviamente anche, parliamoci chiaro, le volte in cui ci si va a fare i capelli, e quindi ovviamente tutto questo va a creare un'economia viziata, perché se si chiudono i rubinetti si chiudono per tutti. Certo. È una cosa che noi abbiamo evidenziato, e la evidenziamo da sempre, perché la nostra grande piaga è una piaga che, prima di diventare una piaga economica e finanziaria, è una piaga culturale. Per questo noi attenzioniamo nei nostri interventi, quando parliamo, attenzione, noi cerchiamo persone che abbiano la capacità di avere metodo e cultura. Ma spiego bene questo fatto del metodo e della cultura. Il metodo va bene, si può capire, bisogna avere un sistema per poter... La cultura non si intende esattamente imparare delle cose a memoria, lette da qualche parte, e la capacità di saperle ripetere. O scopiazzate proprio. Come cultura intendiamo dire visione, una visione. Quindi la capacità, capiamo anche bene, sapete, che amministrare, governare, non è facile, non ci prendiamo in giro, è una cosa difficilissima. Fatta in un territorio come quella di Taranto è ancora più difficile. Quindi noi abbiamo bisogno di persone che abbiano questa capacità, che abbiano un metodo e una visione. Taranto deve capire, e è anche giusto richiamare l'attenzione anche dei concittadini che stanno a casa, perché il sindaco, la giunta, è facile lamentarsi, siamo sempre noi che stabiliamo chi ci deve governare, quindi dobbiamo assumerci anche noi una buona parte di responsabilità in questo, e quindi quella parte sana della città, quella parte sana che ha visione e che ha voglia di crescere, deve fare attenzione adesso, prossimamente, sulle scelte che deve andare a fare. È chiaro che poi tutto questo, come ricaduta, va a suonare nel cassetto di qualsiasi altra attività, è naturale. Noi abbiamo una piaga che è l'abusivismo, abbiamo presentato con i vari assessori che abbiamo incontrato, non la lamentela, perché noi abbiamo detto anche ultimamente nell'incontro, non ci serve lamentare, noi siamo gente del fare. Ogni mattina i problemi li affrontiamo e li risolviamo, quindi non abbiamo neanche il tempo di poterci lamentare. La voglia sì, ci piacerebbe pure lamentare, cioè, passare un poco tempo. Però abbiamo invece il tempo proprio. Esattamente, dobbiamo risolvere. Bisogna quagliare. Dobbiamo risolvere i problemi. E quindi quella è la nostra, come dire, proiezione. Dobbiamo risolvere i problemi. Noi risolviamo sempre i problemi. Abbiamo di contro, voglio dire, istituzioni, abbiamo incontrato, ci hanno detto che con l'abusivismo non si può fare nulla. Qualcuno ci ha detto, mica possiamo mettere un poliziotto dietro ogni obiettivo. Sì, però io dico, no? Partiamo dal piccolo, partiamo dai parcheggiatori. Insomma, signori cari, ma pure le pietre sanno che tutta via Pitano, il pomeriggio, la sera, dalle 4 in poi, dalle 16 in poi. Ma davanti anche al comune, al comune di Taranto. Dalla scuola 25 luglio, per capirci, fino al ponte, sono tutti abusivi. Allora, scusate, è normale che una persona debba pagare due volte il parcheggio, uno abusivo e l'altro legalizzato? Quindi è stata proposta al sindaco, l'ho detto io ho avuto la fortuna, diciamo fortuna perché non lo riusciamo a vedere mai, di stare di fronte al sindaco. Io ho detto, signor sindaco, abbiamo capito che normative per l'abusivismo non ce ne sono, ok, la repressione non è che funziona soltanto la repressione, funzionano anche altri elementi che il comune dovrebbe proporre. Il comune, siccome la maggior parte di questi soggetti ha problemi, è a carico dei cittadini, a carico dei comuni, perché hanno il sussidio dei servizi sociali, il comune vuoi prendere queste persone e le istituzionalizzi, visto che già le paghi con i servizi sociali, invece che stanno lì a prendere ulteriori soldi e estorcere altri soldi ai cittadini? Quindi le soluzioni ci sono soluzioni di psicologiche, ci sono soluzioni di riabilitazione di questi soggetti, certo. Però qua il problema è che fanno comodo questi soggetti, perché, diciamocela tutta, cioè dobbiamo essere onesti e oggettivi, che sono fonte di voti. Certo, e stavamo dicendo, Mignogna, poi oltretutto, quando un'amministrazione comunale nel settore dell'abusivismo non ce la fa da sola, perché magari l'organico dei vigili urbani è ridotto, beh, esiste un'azione coesa, sinergica tra le varie forze di polizia. Ma infatti,
Sì, ma troviamo soluzioni. Ma se l'abusivo, vuol dire, non ha da mangiare e tu, amministrazione, hai individuato che per quello è un tirare a campare, allora non ci far pagare il parcheggio, quello ufficiale. Cioè, trova una soluzione. Sì, certo. Non puoi avere dalla parte tua tutto quello e a discapito di chi invece sta nelle regole. Tu devi trovare una soluzione. Ok. E questo fa, scusa, e poi concludo, è anche una questione di metodo. Certo. Ora ce ne andiamo in pubblicità, a tra poco. Bene, rieccoci qui in Casa La Manna, presso il B&B Albergo La Manna, San Vito Taranto. Ci stiamo occupando delle problematiche di Casartigiani Taranto. Beh, avete visto, problematiche serie, problematiche pesanti, tra virgolette, però dobbiamo ristorarci e rincuorarci grazie alle prelibatezze che la padrona di casa, Irene La Manna, ci ha messo a disposizione. Vedete, degli assaggini di ottima e pregevole qualità. Vi dico che stiamo registrando e quindi ci diventa un po' difficile resistere alle tentazioni culinarie. C'è una focaccia, mi dicevano, fatta direttamente dalle mani di Irene La Manna, e vedete, prima erano 7 pezzi, sono diventati 4. Tra uno stacco e l'altro pubblicitario, purtroppo la fame si fa sentire. Grazie a Irene La Manna, qualità, eleganza, disponibilità e generosità, perché ci sono tante attività commerciali, tante B&B rispettabili, tutto, però quando c'è quel quid di familiare che attira il cliente, è una bella cosa. Riprendiamo il nostro giro. E allora, Mimma Annicchiarico, ci si trova come operatori commerciali stritolati tra uno Stato che sembra una piovra e il livello locale inesistente, tra l'incudine e il martello, insomma. Purtroppo sì, anche perché noi... Parliamo anche del nazionale, perché poi chiaramente... Beh, vabbè, è chiaro abbiamo che... dei riverberi, no? È chiaro che il discorso parte sempre da una politica nazionale, e lo abbiamo visto tutti, perché in effetti doveva essere quella politica che doveva investire soprattutto nelle imprese. Le imprese viste, ma soprattutto nel quello che parliamo del settore artigianato, il nostro Made in Italy, perché effettivamente noi è il piccolo che sostiene l'Italia, lo dobbiamo dire, perché poi tutto quello che gira dalle multinazionali, queste grosse, alla fine vanno e vengono, ma non lasciano niente. Quindi che cosa dire? Dire che praticamente Taranto potrebbe essere, se ci siamo tutti, se ci mettiamo la voglia di starci dentro e senza fare le prime donne, perché purtroppo noi a Taranto pecchiamo di... Vedete quanti candidati sindaco? Sì, ce ne sono. E ognuno si sente re di... Infatti tutti siamo prima donna, tutti vogliamo, ma poi alla fine in sostanza poi non c'è niente. Quindi quello che io mi auspico è che con la nuova amministrazione che si andrà a formare, ma soprattutto io mi rivolgo, faccio un appello a tutti quanti noi cittadini tarantini, di guardare nel momento in cui andremo a votare, di scegliere la persona che ci fa meno male. E mi auguro che comunque... Io però mi perdoni, io alla teoria del meno male, è vero che uno dice accontentiamoci del meno male, io dico puntiamo al bene. Beh sì, dobbiamo puntare al bene, è giusto per dire... Sì, per dire... Questi sono i auguriamoci, pazzi. Auguriamoci che le persone che si candideranno o che faranno candidare siano all'altezza di saper rappresentare la città in maniera dignitosa, di dare una dignità a tutte le famiglie, perché qui veramente c'è una situazione, considerando anche quello che si sente, che dice che ci sarà la cassa integrazione ad altri all'Ilva. Quasi 5.000 all'Ilva, quindi stiamo veramente in una situazione veramente triste, e noi imprese che viviamo anche di lavoro dipendente, perché se c'è potere di acquisto chiaramente vengono da noi a spendere sia a livello commerciale, artigianale, per le prestazioni di servizio e tutto il resto. Stefano Castronuovo, lei è un giovane, cosa si sente di dire giovane? Perché Casartigiani ha una funzione, io dico, propulsiva, no? Perché quando si dà ristoro, si dà ospitalità, nel senso di non fisica, materiale, ma
si offrono, si mettono sul piatto, sul piano, sul piatto delle possibilità di crescita, di sviluppo, beh, i primi destinatari sono i giovani. E cosa dire a un giovane? Da giovane a giovane. Perché poi è molto facile, parliamoci chiaro, oggi la maggior parte dei ragazzi, una volta fatta, raggiunta ottenuta la maturità, ottenuto il diploma, se ne vanno all'università e a Taranto non tornano più. Il problema di Taranto, ma non solo di Taranto, io penso di la maggior parte dell'Italia, infatti c'è la fuga dei cervelli all'estero, è che chi rimane in Italia sono pochissimi giovani. Quei giovani che rimangono in Italia devono affrontare, diciamo, l'invecchiamento della classe dirigente politica, l'invecchiamento della classe di rappresentanza. Non si può pensare, diciamo, bisogna portare rispetto a chi ha un bagaglio culturale più ampio, ma non si può pensare nel XX secolo, nell'era del 4.0, a amministrare e a rappresentare le imprese come si faceva nel dopoguerra. È una cosa impensabile, perché ci facciamo sfuggire le occasioni che la globalizzazione ci ha creato. È una cosa impossibile, e le istituzioni non riescono neanche a dialogare con i giovani. Nella città il problema non è, il livello nazionale funziona, noi siamo riusciti, la collega Giaracuni che è qui a mio fianco è testimone, che si è messa al telefono e ha chiamato la presidenza del Consiglio dei Ministri per i 70 anni, a comunicare più facilmente con la presidenza del Consiglio dei Ministri che con il gabinetto sindaco. Cioè, incredibile, assurdo, cioè, cose del terzo mondo, dell'Africa. Ecco perché quando io vi dico una cosa, l'altro giorno, anzi un mese fa, ho usato un'espressione, ho detto purtroppo il mezzogiorno d'Italia è Africa, e lo ribadisco, ma non per offendere noi cittadini, perché sono non il primo meridionale, meridionalista convinto, ma veniamo trattati da primitivi, questa è la verità. Parlavo dei trasporti, parlavo della neve, una nevicata annunciata già una settimana prima, per capirci, al casello autostradale di Bari non c'erano i mezzi spargiciali. E lo sapevano pure le pietre, che a Taranto sarebbe arrivato tutta sta neve. Arriviamo a Pescara, tranquillamente tutto spalato. Ora, prima di parlare, mi voglio occupare del rapporto diretto che c'è tra lo sportello e il cittadino, perché sicuramente quando presentate questi corsi, poi ci sono le persone che vengono, e quindi poi è importante questo rapporto proprio umano, questo contatto diretto. Ma prima di parlare di questo, dobbiamo ricordare i nostri amici della SEM, Scuola Estetica Moderna. La SEM, come ho già detto nel mio primo intervento, è il nostro sponsor storico, il Polifemo che affonda nella notte dei tempi da 20 anni fa, e c'era sempre SEM. Ricordo sempre il nostro amico Oliviero Lucibello, e a distanza di anni, da quando ho ripreso io la conduzione, la gestione di Polifemo, ho voluto reinstaurare questo rapporto, motivo per il quale vi vogliamo far vedere proprio le attività che svolge SEM, importante anche e soprattutto per la formazione. SEM. SEM d'Elite, siamo qui, sono la docente di laboratorio Merituri, oggi presenteremo qui alla SEM di Taranto un trattamento di esfoliazione. L'esfoliazione è una tecnica che consente di eliminare i corneociti dallo strato corneo sull'epidermide, rende la pelle luminosa e levigata, in quanto va a stimolare anche nel derma la produzione di collagene. Oggi rappresentiamo tre tipologie di peeling: la spugnatura, il trattamento con il macchinario, quindi la spazzolatura, e il manuale.
Adesso la nostra Francesca sta presentando la spugnatura, che è un peeling molto delicato in quanto viene praticamente avvolto con un massaggio molto leggero. La spugnatura è un trattamento idroterapico, come dicevo prima, può essere anche un auto trattamento, quindi la cliente a casa può seguire la pulizia quotidiana di ogni giorno, quindi con un asciugamanino un po' più rugoso e quindi con dell'acqua. Adesso la nostra Francesca ci farà vedere un attimino il secondo trattamento, quindi la seconda esfoliazione che abbiamo preparato per voi oggi, che è la spazzolatura. La spazzolatura la presenterà la nostra Francesca. Buongiorno a tutti, come ha già detto la mia insegnante Mary, oggi parleremo di esfoliazione corpo. Abbiamo già parlato della spugnatura, adesso vi presento un altro tipo di peeling, il peeling meccanico, ovvero non sono le nostre mani ad operare sul corpo della nostra cliente, ma un macchinario. E questo macchinario ha delle apposite spazzole che possono essere di varie grandezze, sono delle spazzole ruotante che grazie al loro movimento rotatorio e anche grazie al nostro movimento vanno ad eliminare le cellule morte che sono presenti sullo strato superficiale della nostra pelle. Adesso sto ruotando il manipolo per andare ad esfogliare la pelle. L'esfoliazione non fa altro che andare a contrastare quel processo di invecchiamento, quindi eliminando queste cellule favorisce la formazione di cellule sane e più giovani. Dopo aver fatto il peeling, andiamo ad eliminare con un'apposita spugna imbevuta di acqua tiepida. Oppure potremo accompagnare la nostra cliente in doccia. Adesso ci presenterà la nostra Francesca l'ultima esfoliazione che abbiamo preparato per voi, che è quello manuale. Allora, un altro peeling è quello manuale, ovvero sono le nostre mani ad andare a operare sul corpo della nostra cliente. Questo peeling lo vado a fare con uno scrub. Lo scrub è composto da microgranuli che possono essere anche di vario spessore. La scelta dello scrub viene fatta in base alla pelle della cliente. Prendiamo lo scrub, lo vado a cospargere sulla gamba della cliente e con movimenti circolatori dal basso verso l'alto vado ad esfogliare la pelle. Dopo aver fatto il peeling, come anche nel peeling meccanico, vado ad eliminarlo con una spugna imbevuta di acqua tiepida. Dopodiché, dopo averlo eliminato, si conclude questo trattamento con l'idratazione corpo, che può essere effettuato con un olio idratante o con una crema idratante, in modo da integrare l'acqua che si è andata ad eliminare con lo sfregamento dello scrub. Ringraziamo la nostra Francesca, ringraziamo anche la nostra modella che si è prestata a questo trattamento. E allora, abbiamo parlato prima di questa breve interruzione, abbiamo parlato della formazione, abbiamo parlato soprattutto dell'aspetto umano, del rapporto diretto che c'è tra lo sportello, tra lei, dietro lo sportello, dietro la scrivania, e la gente, che le persone che si avvicinano per voler essere formati, per dire: ma se io decido di svolgere questa attività, quali sono tutte le pastoie burocratiche? Ce ne sono. Ce ne sono tante. Come snellite questo iter? Allora, noi praticamente quando i clienti vengono in ufficio li culliamo dall'inizio alla fine, nel senso che diciamo tutto quello che devono fare, ma non ovviamente facendoli vedere le carte e mettendo a disposizione tutte quelle che sono le nostre conoscenze, mie, di Stefano, di Mimo, insomma di tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo. Comunque Luigi, ti volevo dire,
che è importante dire quando siamo aperti, perché molte persone, certo, che vengono, ecco, non lo sanno e magari diciamo chiamano, anche il numero di telefono, ecco, perché chiamano comunque in ufficio, alcune volte non facciamo in tempo a rispondere, quindi però ci siete sempre. Però ci siamo sempre, sì. Noi siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 ogni mattina, e il mercoledì e il giovedì il pomeriggio dalle 17 alle 19. Il numero di telefono, insomma, rispondo io, risponde chi per me, è lo 099 45 20 821. In particolare, se qualsiasi persona volesse avere ulteriori informazioni riguardo i corsi o anche Artigian Cassa o tutti quelli che sono i finanziamenti che offriamo della Regione Puglia, quindi sia quello a fondo agevolato, a fondo perduto, il NIDI e anche il microcredito, c'è il sito di Casa Artigiani che è www.casartigianitaranto.it. E allora, Ivano Mignogna, lui si occupa di teste, quando svolge l'attività di acconciatore, però dobbiamo anche, forse a Taranto deve anche cambiare la mentalità, non è solo la classe politica. Dice bene che mi occupo di teste, perché lo faccio proprio praticamente, e lo faccio anche nella formazione. Anche perché poi, nella cultura, come formazione, ma anche nel momento in cui vi interfacciate con, certo, il cliente, si vede anche la testa, non solo la capigliatura, ma proprio la testa pensante. I dolori, le gioie. Chi come me esercita questa professione è un gran comunicatore, Ivano. Ha un grande vantaggio, perché quella poltrona è un simbolo. Noi incontriamo delle persone, raccogliamo le loro storie e abbiamo modalità di arricchirci. Io sono cresciuto, credo, notevolmente grazie alla professione che faccio, proprio perché incontro dei clienti, mi portano le loro esperienze, il loro punto di vista, e io mi arricchisco gratis, diciamo, faccio questo percorso. Pertanto, voglio dire, ho gli occhi e la percezione, il termometro del territorio, e non solo del territorio, anche mi piace le domande che mi sento un po' penalizzato che sono l'ultimo, no, però mi piacciono le domande che lei fa al presidente e al segretario, no? Ma si può intervenire, e se si possono fare pure battute in questa trasmissione. Mica vietato. Era Capodanno, il 31 di dicembre, io ho i genitori che sono anziani, attivi, ma sono, e quindi ho passato il Capodanno con loro, non sono andato in piazza, non ho fatto, per cui a un certo punto mi anche sono perché messo in piazza, pure che voleva andare, dove andava, se Taranto non, Taranto non c'era niente, però c'era la desolazione, sì. Parlando dell'Italia, perché mi piaceva il discorso, quindi dell'evoluzione, delle cose che parlavamo prima, un mondo che galoppa, va avanti, eccetera. Noi abbiamo, quindi quella sera a Capodanno c'era il concerto in piazza, Potenza credo che fosse, e c'era la musica degli anni Ottanta. Pippo Baudo è tornato a Domenica Inn. E quindi voglio dire, un paese che stenta proprio, cioè che è rimasto vincolo. Se va a una festa, vai a ballare, si ballano i village people. Quindi è qualcosa che è rimasto ancorato, fermo. Dove... c'è un mondo che va in evoluzione. Domenica hanno fatto un servizio. Allora a me che piacciono i Modati, Tiziano Ferro, non lo so, dico, ma c'è un mondo moderno. Gigi D'Alessio, ora mi sparano. Non è una questione di modernità, è una questione... Allora sono moderno, grazie a Dio. È una questione che le cose vanno avanti e bisogna seguirle, galopparle. Bisogna trovare opportunità nelle cose che avanzano. Allora la formazione, no? Il posto fisso è morto, non da adesso, da molto tempo. Quindi il futuro qual è? È che le capacità personali, no? Dell'individuo devono essere messe in gioco. Quindi una cultura è il metodo, che è la visione, deve dare a queste persone gli strumenti per dire cercate in voi, quindi bisogna accrescere e far crescere la coscienza. Mi fa piacere perché ultimamente ormai comincio ad avere pure una certa, e quindi mi sveglio pure presto. La vedo come filosofo. No, beh. Mi sveglio pure la mattina, quindi ascolto, adesso sento parlare da più parti, oggi ho sentito dei medici che parlavano, adesso bisogna stare con l'attenzione sul paziente, gli avvocati, bisogna stare con l'attenzione sul cliente. Quindi sta tornando l'umano per alcuni, per altri l'umano è stato sempre la centralità del fare. Chi fa formazione, questo lo ha ben compreso.
perché quando tu vai a formare qualcuno è un atto di grande generosità e di responsabilità. È di responsabilità. Quindi si ritorna, si sente parlare dalla formazione, bisogna tornare a educare. Educare viene dalle mie reminiscenze classiche, da educo. Duco significa trarre e indica la provenienza. Trarre da, cioè quasi che da una realtà bisogna cercare di trarre, no? Di aspirare, di succhiare il meglio possibile. Questo è proprio etimologico. Abate, io perdo iscritti nella mia scuola perché noi non nascondiamo l'idea che quando uno si deve formare deve studiare. Lo so. E qualcuno se ne scappa perché dice devo studiare, no? Ma dall'altra parte mi hanno detto che non c'è bisogno di studiare. Certo. Bene. Si allevano capre così. Pubblicità, ultima parte di Polifemo. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo. Siamo nel BB Albergo La Manna, vedete l'eleganza e lo splendore delle prelibatezze che, scusate la tosse, la padrona Irene La Manna ci ha offerto. Riprendiamo il giro, però invertiamo il giro, perché diceva Ivano Mignogna, io sono sempre l'ultimo. Mamma. Le conclusioni della serata, diciamo il pensierino buono della sera. Io dico, mi ha fatto notare un amico, mi mandava su un chat una cosa, ho letto una frase, sa quei gruppi, e dopo l'inverno c'è sempre la primavera. Sì. Anche per Taranto? Anche per Taranto, io mi auguro che sia davvero, perché in questo momento mi viene in mente anche per esempio un po' i tifosi, no? del Taranto, una sofferenza continua, quindi stanno sempre lì, sempre a rinnovare la loro fede e sperando che accada qualcosa. Noi come cittadini abbiamo lo stesso pathos, siamo sempre fiduciosi, speranzosi che prossimamente la luce su Taranto possa cambiare. Però diciamocelo chiaramente, per poter cambiare, io lo ripeto, è una questione di metodo e di visione e di educazione anche. Quindi le persone che devono prendersi la responsabilità di guidare questa città devono farlo, secondo il mio punto di vista, puntando su questo, altrimenti sarà sempre il solito bla bla bla, bla 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 e non. Queste persone devono aiutare il territorio a crescere anche, non solo economicamente, ma a crescere anche umanamente. È l'umano che fa la differenza nelle società. E questo elemento oggi non è più trascurabile. Quindi chiediamo al prossimo sindaco, alla prossima persona che si va a prendere questa responsabilità, di avere a cuore esattamente una crescita del sociale. Nessuno ha bisogno, pochi hanno bisogno dell'assistenzialismo, certo. Altri hanno bisogno di essere educati a fare. Bene, e allora varie le attività di formazione che ponete in essere. Qualche altra anticipazione? Allora, io spero, mi auguro che i ragazzi che oggi insomma non hanno trovato ancora un'occupazione, che quindi sono alla ricerca di un posto di lavoro o sono alla ricerca insomma di un'agevolazione che le possa permettere di aprire l'attività, di passare insomma dall'ufficio per poter vedere, di dargli uno spunto, di aiutarli a capire quello che più possono fare, cioè per qualcuno capire la loro professione quale potrebbe essere. Io volevo dire qualche altra cosa. Prego. Però cioè, a tema libero. No, però abbiamo insomma in mente di programmare, abbiamo in mente altri corsi, in particolar modo delle qualifiche che insegnano ai ragazzi proprio il mestiere di artigiano, però insomma magari ne parleremo più in là quando... L'importante è che queste idee stiano stiano bollendo in pentola. Sì, sì. Stefano Castronuovo, e allora cosa dire, quali speranze, perché non è facile operare in una realtà difficile, poi diciamocelo anche, ci sono parecchie divisioni anche all'interno degli stessi settori. Il problema alla fine lo dobbiamo dire, perché poi si diceva in latino, no? In cauda veneno, ma nella coda il veleno. Però quando si vede, non entro nel mezzo delle vicende, però
lo stesso settore con Guelfi e Ghibellini. Manzoni, hai detto bene, Luigi, sintetizza bene la situazione di Taranto. Abbiamo lui tutte... pensava a Milano, al Lago di Como, sì, sì. Ma purtroppo è sempre attuale. Noi siamo qui, siamo a Taranto, abbiamo i Don Abbondi, abbiamo tutti i Don Rodrigo e così via. Il problema di questa divisione nasce da, lo diceva prima di Cristo Socrate, quando... la dirigenza. Hai fatto gli studi classici? No, non ho fatto gli studi classici, però mi piace studiare queste cose. Quando la dirigenza, la politica, non persegue il bene comune, ma persegue il bene proprio, e il bene proprio l'utile. Non è che si deve mettere i soldi in tasca a Taranto, il bene proprio è che deve essere riconfermato le elezioni, o il bene proprio è che bisogna, siccome ci sono delle amarezze conservate da parte della rappresentanza, bisogna lottare uno contro l'altro. Questo significa il bene proprio a Taranto, ed è un bene che non porta al bene comune e porta alla distruzione di una società, di una collettività. È questo. Io comunque sono sempre positivo, perché come dice il presidente nostro nazionale Giacomo Basso, bisogna essere positivi. Noi artigiani andiamo sempre avanti, noi imprese artigiane andiamo avanti e lottiamo e nessuno ci ferma. Chi ci vuole fermare è chi ha negli armadi gli scheletri. Noi per fortuna, lo vedete, non abbiamo scheletri, non abbiamo paura di nessuno e continuiamo a lottare e andare avanti. Mi manichiarico e concludiamo il nostro giro. Gli artigiani che si alzano la mattina, che si rimboccano le mani e che lavorano. 70 anni ha celebrato Casa Artigiani. È una storia, la nostra storia, l'evidenza di quello che è la realtà della produttività, della manualità. Quello che comunque è essenziale, l'artigiano, senza di lui non avremmo vita quotidiana. Che cosa significa con questo? Che l'artigianato nei suoi tanti mestieri è l'essenziale del quotidiano, perché se pensiamo che noi viviamo in un appartamento dove abbiamo la luce, quindi gli impianti, la pavimentazione, la pitturazione, quindi questi sono tutti artigiani che comunque quotidianamente ne abbiamo bisogno. Immaginiamo se dovessero sparire, che cosa succederebbe? E allora si conclude qui il nostro Polifemo, ringraziamo gli ospiti qui presenti, incominciando dal presidente di Casa Artigiani Taranto, Mimma Annichiarico, ringraziamo Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Taranto di Casa Artigiani, salutiamo, ecco ora mi ricordo finalmente il nome, se no vengo linciato il cognome, anzi è giusto per sdrammatizzare, Rosita Giaracuni, ringraziamo Ivano Mignogna, responsabile di Casa Artigiani Taranto per quanto riguarda il settore acconciatori e appunto quello dell'estetica. È tutto per Polifemo, se Dio lo vorrà, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del Digitale Terrestre, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Buonasera.